interrogazione e in più abbiamo fatto anche un esposto alla Procura, ho protocollato, penso 10-15 giorni fa, dove chiedevo alla Procura se secondo loro ravvisano o meno gli estremi di qualche reato da parte del DAP, qualche omissione, qualche abuso, appunto perché mi rendo conto che la vostra situazione è una situazione diciamo insostenibile per voi che ci lavorate e quindi mi è sembrato giusto approfondire, che avevo fatto un'interrogazione appena fui eletto a novembre del 2022 e il DAP aveva preso delle, diciamo il ministro, sentito il DAP, aveva preso degli impegni. Questi impegni non sono stati mantenuti e quindi a questo punto voglio capire qual è il problema, che abbiamo dato un anno e mezzo di tempo all'attuale governo, con un anno e mezzo di tempo abbiamo approvato anche due finanziarie, quindi potevano metterci risorse, fare concorsi, assumere delle persone, appunto per cercare di... Ho voluto alzare il tiro, perché se solo in questo modo possiamo avere attenzione, altrimenti non ce l'avremo attenzione.